Ad Agrigento, all'Istituto Scolastico Leonardo Sciascia, in via Quartararo, si è svolta la cerimonia di premiazione degli alunni degli istituti scolastici secondari di primo e secondo grado della provincia di Agrigento, che nel corso dell'anno scolastico 2017-2018 si sono particolarmente distinti nello studio della lingua francese. È stato consegnato loro un attestato che consentirà l'iscrizione nell'albo d'oro della sezione italiana della MOPA, l'associazione dei membri dell'Ordine delle Palme Accademiche. Oggi la nostra scuola ha il privilegio di accogliere tutti gli studenti che nella scuola media, nella scuola superiore si sono distinti lo scorso anno scolastico per merito nello studio della lingua francese. È una bella pagina che stiamo scrivendo nella nostra scuola, che grazie al nostro dirigente, la dottoressa Marino, è sempre attenta alla valorizzazione del merito e dell'eccellenza. Abbiamo il piacere di avere oggi la presidente della sezione italiana, la dottoressa Aida Rampolla del Tindaro, il professore Castellano, da sempre promotore di eventi relativi alla lingua francese, e quindi è una bella pagina che stiamo scrivendo fatta dagli studenti che hanno profuso tutto il loro impegno per lo studio della lingua francese e della cultura ad essa correlata. Le palme accademiche, che sarebbero queste, sono una onorificenza creata da Napoleone per i cultori del francese. Questi insigniti delle palme accademiche, tra cui anche il professor Castellano, che è il nostro tesoriere nazionale, fanno parte e sono riuniti in un'associazione che si prefigge di valorizzare sempre più la lingua e la cultura francese, premiare i migliori alunni di francese segnalati dalle scuole che vengono inseriti nell'albo d'oro della MOPA, e poi fare dei concorsi. Per gli alunni ne abbiamo fatti diversi, tra cui uno per la migliore recensione all'opera di un autore francese, e abbiamo avuto tante belle recensioni. Quindi la MOPA si propone di incoraggiare i giovani a studiare il francese e ad amare la cultura francese. Noi poi, come MOPA, abbiamo, in occasione di queste celebrazioni che avvengono in tutte le città, oggi in contemporanea l'abbiamo a Marsala, ieri è stata a Palermo, i giorni scorsi a Catania, Messina, Ragusa, Siracusa, insomma, Caltanissetta. Abbiamo avuto sempre una grandissima affluenza di studenti che sono felici, anche perché la MOPA è forse l'unica associazione che valorizza il merito, che valorizza le eccellenze. E noi diamo un attestato anche agli insegnanti, partendo dal presupposto che se gli alunni sono bravi gli insegnanti, anche gli insegnanti ricevono un attestato. E io mi sono sentita dire dagli insegnanti che noi eravamo l'unica associazione che riconosceva il loro lavoro, quindi sono felici anche per questo. Questo riconoscimento non è una certificazione della competenza della lingua straniera, noi diamo questo attestato in base alle certificazioni, diciamo alle dichiarazioni che fanno i professori in ogni scuola, poi gli alunni invece possono seguire all'interno delle scuole dei percorsi di certificazione che sono il DELF per quanto riguarda la scuola media, e con diversi livelli per la scuola media e A2, poi per le scuole superiori B1, B2 e C2 per coloro che vanno all'università. È una lingua molto importante, seconda all'inglese, quindi necessaria, io penso, da imparare. E due, perché è una lingua che io comunque ho potuto sfruttare anche all'estero, viaggiando comunque ho potuto sfruttare. Tre, mi sono appassionato a questa lingua perché anche la professoressa l'ha permesso, ed è una grandissima fortuna sapere altre lingue, all'inizio dell'italiano e della solita lingua inglese. Dobbiamo veicolare lo studio della lingua francese, perché è una lingua a parte stupenda, perché è appassionata della lingua francese, oltre ad essere una lingua europea, perché può servire nel campo europeo oltre all'inglese. Infatti, secondo le statistiche, il francese è una lingua molto usata in Europa. Inoltre, come ha detto il mio compagno, appunto, la professoressa ci ha aiutato molto in questo percorso, ci ha insegnato grandi cose riguardo il francese, ce l'ha fatto anche apprezzare e ce l'ha reso anche molto piacevole. Entrambe le lingue mi piacciono, appunto perché penso che al di fuori dell'italiano possano dare grandi soddisfazioni sia nell'ambito del lavoro, quindi è buono comunque conoscere
varie lingue che ci possono permettere di entrare in qualsiasi ambito lavorativo.